amici di Moto.it, ciao a tutti da Tenerife per la presentazione stampa internazionale di questa moto qua, la Yamaha Tracer 700. L'avete già vista nel video che abbiamo fatto a EICMA, molto breve, video di 2-3 minuti per raccontarvi velocemente come cambiava, ma adesso è tutta nostra per raccontarvi le modifiche nel dettaglio, perché la Tracer 700 adesso ha una fisionomia tutta sua, diversa dalla Tracer 900, e lo vediamo subito nel design. E vi anticipo che questa moto è stata disegnata, sviluppata, collaudata, progettata quindi proprio in Italia, a Gerno di Lesmo, e si vede molto la mano italiana del designer. Guardate questo nuovo cupolino molto aggressivo con i fari a LED, le luci di posizione. È un faro veramente che caratterizza tantissimo la Tracer 700 e la distingue dalla 900. Design molto aggressivo per questa moto, che è una sport touring, con i cerchi da 17 pollici sia davanti che dietro, con le classiche misure 120 70 17 e 180 55 17 al posteriore, con questi cerchi a razze blu molto molto belli. Vediamola nell'insieme, quindi nuovo frontale, nuove pance qua laterali, nuovi convogliatori dell'aria e il cupolino che si regola in maniera molto semplice con una mano sola, con questa leva, vedete? Si abbassa e si alza di 6,5 cm, un'escursione molto molto importante per la Tracer 700. Nuovi sono anche i paramani di serie con le frecce LED qua sotto, e c'è anche questa barra in mezzo al manubrio, molto comoda se dovete ancorare i supporti del telefonino o del navigatore satellitare. Proseguiamo nella vista, c'è il nuovo impianto di scarico, perché il motore CP2, che equipaggia anche la Tenere 700, è in versione Euro 5. L'Euro 5 tra l'altro non ha comportato una grossa perdita di cavalli, perché passiamo da 55 kW a 54, quindi in soldoni siamo a circa 73,5 cavalli a 8750 giri, mentre la coppia massima del bicilindrico è di 68 Nm a 6500 giri. La ciclistica è invariata, perché abbiamo sempre il traino acciaio che sovrasta il motore bicilindrico parallelo fronte marcia, eccola qua la sigla che vi dicevo, CP2. Al posteriore abbiamo invece il forcellone in alluminio con questi fori di alleggerimento, che per darvi un'idea è specifico della Tracer 700 ed è diverso dalla MT-07, in quanto oltre a essere in alluminio è più lungo di 60 mm. Codino della Tracer 700, eccolo qua, l'altro lato, dove non si vede occhio, però vi anticipo che la corona ha due denti in più. Questo perché ovviamente la Tracer 700 non è una moto da alta velocità in autostrada, quindi hanno preferito rinunciare alla punta massima, ma hanno preferito dare un po' più di brio in accelerazione alla moto. Molto importante è il sellone. Il sellone è stato rivisto da Yamaha perché c'è una maggiore imbottitura nella zona posteriore del passeggero, a cui sono dedicate anche queste belle maniglie. Pedane molto basse, ve lo dico anche perché mi chiedete sempre giustamente com'è la moto per il passeggero. È molto molto comoda, l'ho provata oggi con un collega, e anch'io che sono alto 1,85 m e non sono piccolino, mi sono trovato bene, perché c'è tanta sella, le maniglie sono proprio all'altezza delle mani e le pedane imbottite, vedete la gomma morbida per le vibrazioni, sono molto basse. Quindi ottima moto anche per il passeggero. Yamaha ce la presenta come una moto per i classici trasferimenti cittadini, la Tracer 700, e per gite brevi nel weekend. Invece io alzo un po' l'asticella di questa moto, secondo me è perfetta anche per le vacanze estive o per qualche viaggio, perché è molto confortevole. La sella è stata rivista nella zona anteriore perché è più stretta di 1 cm ed è smussata qua sui fianchi. Abbiamo anche le pance del serbatoio che si congiunge con la sella, che non vi ho detto prima dista soltanto 83 cm da terra. E a proposito di numeri e di ergonomia, vi mostro anche il nuovo manubrio, nuovo perché è più largo di 34 mm, non poco, e questo dà un controllo molto migliore della moto quando si è in mezzo alle curve nei cambi di direzione. Grazie a questa vista vi mostro la nuova strumentazione LCD, dove si nota immediatamente il contrasto molto forte tra il nero di sfondo e le cifre bianche. È una strumentazione anche molto completa, perché abbiamo la temperatura esterna, la temperatura del motore, consumo medio, consumo istantaneo, due trip e il contamarce. Quindi c'è tutto quello che serve, e soprattutto, finalmente, non sempre capita ultimamente con le strumentazioni moderne, pur non essendo TFT è molto ben leggibile, perché la barra del contagiri qua sopra e il tachimetro hanno numeri molto chiari, e qui sotto c'è la benzina con la barra sua dedicata. La leva del freno è regolabile nella distanza, mentre su quella della frizione non c'è la regolazione, ma c'è questo comodo registro del gioco della leva. Comandi molto semplici e ben fatti, soprattutto si usano bene anche con i guanti invernali, e questo è il tasto che serve a muoversi nei dati del trip della strumentazione. Finiture
vi dico subito che sono molto buone, molto ben fatte, perché la moto costa 8.499 euro, ma nell'insieme c'è una buona qualità, qualità che passa soprattutto anche da un'altra modifica importantissima che ha fatto Yamaha, che riguarda la forcella Kayaba da 41 mm di diametro. Vedete qua, ci sono sui tappi le regolazioni, tra l'altro in questo arancione anodizzato molto bello. Abbiamo la regolazione del ritorno idraulico e anche del precarico molla. Ottima moto per viaggiare e anche per divertirsi tra le curve sulla carta. Adesso quindi andiamo sulle strade di Tenerife che portano su in cima al Teide per vedere come si comporta la nuova Tracer 700. Ragazzi, dopo la descrizione della Tracer 700, eccomi finalmente in sella a questa che reputo una delle novità più interessanti che abbiamo visto a EICMA. Grazie al signore che ci fa passare. Moto rivista in maniera importante a livello ergonomico, estetico, l'avete vista, e vediamo com'è questa differenza ergonomica in sella. Al manubrio, da un controllo che a me, appassionato di maxi enduro e di enduro, piace tanto, perché il manubrio largo, in questo caso 34 mm non sono pochi, dà un bel controllo dell'avantreno e la fa girare nei cambi di direzione, vedete qui che bel misto, in maniera molto molto più semplice, quindi promossa a livello di miglioramento ergonomico anche grazie alla sella più stretta di un centimetro. Qualche amico, qualche lettore si era lamentato, possessore di Tracer, della larghezza della sella. Devo dirvi ragazzi che in questo caso la sella è comoda ed è molto molto stretta, anche perché si congiunge a questo serbatoio da 17 litri che lascia molta possibilità di spostamento al pilota, quindi siamo messi davvero bene. Adesso la protezione dall'aria non mi interessa perché sto viaggiando a 50 all'ora, attenti ai sassi qua per terra, però la protezione diciamo che è discreta, non è una protezione fenomenale. Quando lo alzo in questa qua, in questa posizione rialzata, ho un'escursione di 6,5 cm, però adesso che fa caldo posso anche, vedete, con una mano sola abbassarlo in un secondo. Chiudo, quindi ottimo studio anche a livello di regolazione del parabrezza, perché lo si gestisce veramente in maniera facile. Adesso guardate, un attimo è già su e non mi sono distratto dalla guida in maniera pericolosa. Altra sella migliorata anche per il passeggero, perché è meglio imbottita, quindi questo è un dato molto importante, perché Yamaha posiziona la Tracer 700 come moto adatta al commuting, al tragitto casa ufficio cittadino, alle brevi gite fuori porta. Invece io mi permetto di correggere Yamaha, perché questo 700 è un gran motore e con questa ergonomia la moto si rivela adattissima anche alle gite a medio e lungo raggio. Non è affatto una moto fatta soltanto per la città. In città è facile perché pesa pochissimo, siamo a 178 kg a secco, 196 con tutti gli oli e la benzina, però è una moto che si fa guidare davvero bene in città e nel misto, ma con gli accessori e il kit da viaggio Yamaha, secondo me è adattissima anche a chi vuol farci le vacanze con questa moto. Adesso c'è una sosta brevissima qui. Adesso che mi sono fermato, questa sosta mi permette anche di parlarvi della nuova strumentazione. Ovviamente, vista la categoria della moto e il suo prezzo d'acquisto di 8.499 euro, è ovvio che non ci sia una TFT di ultima generazione con la connettività, lo smartphone e compagnia bella, però questa strumentazione nuova con un fortissimo contrasto nero-bianco è molto ben leggibile e la trovo molto bella perché mi ricorda anche certe moto sportive del passato, certe superbike come ad esempio la Honda SP1, con questa barra del contagiri che si legge benissimo, i numeri molto grandi, c'è il consumo medio, c'è la temperatura esterna, la temperatura del motore, il contamarce, è veramente una strumentazione completa e bella. Al massimo l'unica cosa che avrei migliorato però a danno dell'estetica è la sua posizione, è un po' bassa, vi obbliga se siete alti ad abbassare un po' lo sguardo, però veramente questo è il pelo nell'uovo. È un'ottima strumentazione, i blocchetti elettrici sono molto semplici, permettono di governarla dal blocchetto di sinistra, quindi senza staccare le mani dal manubrio. E guardate intanto i tornanti come se li beve la Tracer 700 grazie alla sua leggerezza. Cerchi ovviamente da 17 pollici che la rendono molto agile nel misto. Motore Euro 5 ha mantenuto il suo carattere, vedete che bel vetta che è, anzi il 689cc è veramente un motore sportivo, non gli manca proprio niente anche nella guida più brillante. Non ci sono i controlli di trazione, non c'è il ride by wire, non c'è l'acceleratore elettronico, però mi sento di dire che con questo livello di coppia e di potenza e soprattutto di erogazione facile
non se ne sente poi il bisogno, perché sull'asfalto asciutto è davvero difficile perdere aderenza col posteriore. E sul bagnato ci vuole un po' di prudenza, ma è un motore molto molto gestibile. Tra l'altro questa assenza di elettronica da una parte fa storcere il naso a qualcuno, però da molti motociclisti vedo nei commenti che è apprezzata come un ritorno alla semplicità e alle cose proprio essenziali delle moto. Quindi motore ottimo come erogazione, vedete, dai 2000 giri sale, potenza massima 8700, ma posso arrivare anche tranquillamente a 9. Si distende molto bene, vibrazioni ridottissime al manubrio, non c'è calore allo scarico pur essendo questo un Euro 5, quindi grande meccanica. Non c'è il quick shift elettronico, ma il cambio Yamaha, come ho visto anche sulla Tenere e sull'MT-07, è un ottimo cambio. E guardate, se insisto con la marcia, in prima ho messo una primina per farvi sentire il motore, ma molto meglio uscire dai tornanti in seconda, vedete come borbotta a 2000 giri, sale a 6 con una grande schiena, poi frenata col doppio disco, a me piace. Qualcuno in passato ha lamentato sulla 3 essere uno scarso mordente dei freni, però ragazzi, questa è una moto sport touring e a me sembra che ci sia tutto quello che serve. Non è la frenata di un R6, ma su strada anche a pieno carico c'è un'ottima modulabilità e la potenza viene, se strizzate un po' il comando, non c'è nessuna lacuna da parte dei freni. Sentite anche il rumore di scarico, molto bello, nonostante l'Euro 5 che ci faceva temere il peggio. E adesso veniamo a un altro aspetto, un comparto che molti di voi vogliono conoscere a fondo sulla nuova Tracer 700 2020. Comparto sospensioni con la nuova forcella Kayaba da 41 mm regolabile nel precarico molla e nel ritorno idraulico. Allora, lasciando stare i commenti sull'estetica, perché moltissimi vorrebbero la forcella rovesciata, il mio commento è che è meglio una tradizionale che lavora, fa il suo lavoro, rispetto a una rovesciata con un'idraulica povera. In questo caso la Kayaba a me sta piacendo perché è molto sostenuta, poi farò delle prove di frenata per farvi vedere il trasferimento di carico sull'avantreno, ma è una forcella sostenuta, considerando poi sempre la destinazione d'uso di questa moto, che è una sport touring, quindi adatta ai viaggi, adatta alla città, non può essere troppo rigida e spaccarvi i denti sul pavé in città. In ogni caso ci sono le regolazioni. In questo primo assaggio a Tenerife non vedo grossi problemi da parte della forcella. Affonda al giusto quando si frena forte, ma risponde bene anche sulle sconnessioni, a dire la verità un po' poche qui su questa magnifica isola. Discorso diverso per il mono ammortizzatore posteriore, che evidentemente ha una taratura di compromesso per sopportare anche il peso del bagaglio e del passeggero, quindi peso a pieno carico, e sulle sconnessioni qualche volta reagisce in maniera un po' brusca. Frenerei appena appena al ritorno del mono, ma magari se c'è una sosta poi lo farò anche. Però dal punto di vista della forcella, a me questa Kayaba da 41 piace, e il fatto che non sia rovesciata è un fattore estetico che lascio commentare, come tutti i punti estetici di design, a voi. A me la forcella su strada sta piacendo. Facciamo un'altra frenata proprio per rispondere a questa vostra curiosità su forcella e freni. Frenata, ecco, guardate, è entrato anche l'ABS sull'asciutto perché ho pestato proprio giù duro, ma la forcella non ha affatto scomposto l'assetto della moto. Curve strette, qua veramente nel misto stretto la Tracer 700 dà il meglio di sé. È una moto davvero ottima fuori dalla città, è un prodotto completo, a 8.499 euro Yamaha secondo me ha sfornato veramente una moto furba, perché ha un'estetica bella, finalmente diversa da quella della 900, così c'è una caratterizzazione anche estetica differente, ogni moto ha la sua faccia, non come purtroppo capita spesso nel mondo auto con questa omologazione tra i vari modelli di una stessa casa. Il motore lo conoscevo già perché ho imparato ad amarlo sulla Tenere, sulla MT-07, sulla vecchia Tracer, e adesso c'è una ciclistica migliorata. Non aspettatevi sempre una forcella da superbike perché sareste delusi. Questa è una moto adatta al turismo stradale con anche la possibilità di fare dei bei viaggi. Chiudiamo infine la prova con quelli che sono i pregi e difetti della Yamaha Tracer 700. La moto che ho guidato oggi
mi ha colpito e mi ha convinto assolutamente per quanto riguarda le doti dinamiche sia del motore Euro 5, però sapete il motore CP2 che già abbiamo utilizzato sulla XSR e soprattutto sulla Tenere 700 è un motore ottimo per quanto riguarda l'erogazione ai bassi, l'allungo e anche i consumi che sono facilmente vicini ai 25 km con un litro se non tirate troppo la meccanica, ma anche se tirate rimangono nell'ordine dei 21 km con un litro, come abbiamo provato tra l'altro proprio con il test insieme a Cereghini e Gissi della Tenere 700. Altra qualità molto importante riguarda la ciclistica, perché abbiamo un peso a secco di 178 kg che diventa di 196 col pieno da 17 litri, quindi peso molto contenuto che si ripercuote nell'agilità ottima della moto anche in città. E adesso finalmente c'è la forcella regolabile. Non che prima fosse un dramma, se avete una 3SR 700 e la trovate troppo morbida, potete lavorare benissimo sulle molle o anche sulla quantità dell'olio, non c'è bisogno di cambiare la moto. In questo caso però abbiamo i registri regolabili e oggi sono intervenuto sulla forcella chiudendo il ritorno idraulico di soltanto 3 click per avere una risposta più controllata nella guida sportiva, e ho fatto lo stesso anche con il ritorno del mono ammortizzatore. In questo caso avete una risposta che è adatta anche alla guida sportiva. Ovviamente non è una Yamaha R6, però sappiate che è una moto che ha ottime prestazioni anche dal punto di vista della frenata. Per finire, tra le qualità della moto c'è la nuova sella, più la stremata è comoda, molto comoda per il pilota, ma anche per il passeggero non è affatto una moto che disdegna i viaggi. E passiamo ora a quelli che sono i difetti della Yamaha 3SR 700. Quello più evidente riguarda il parabrezza. È un ottimo parabrezza, si regola molto facilmente, però se superate il 1,80 m, e solo se superate questa soglia, la testa sappiate che anche nella posizione più alta rimane esposta all'aria. Come si risolve questo problema? Yamaha ha già previsto il parabrezza maggiorato nella lista degli accessori dedicati alla 3SR 700. Seconda cosa, anche sul modello 2020 resta assente il controllo di trazione, che potrebbe essere utile non tanto nella guida sul misto, perché il motore è dolcissimo e non scappa mai quando si dà gas in uscita dalle curve. C'è un'ottima trazione perché proprio è dolce l'erogazione di questo motore, è bella a piena metà ma non porta mai a perdite di aderenza. Controllo di trazione potrebbe essere utile invece in città, quando piove sul pavé, sulle rotelle del tram o sulle strisce pedonali, non sarebbe male averlo. Va anche detto che in questo segmento, nella categoria 700-750 crossover, non è presente su tutte le concorrenti, qualcuna ce l'ha, qualcun'altra no, quindi è ancora un accessorio che deve diffondersi anche sulle medie cilindrate, non tutte ce l'hanno. Questo è tutto per quanto riguarda la prova della 3SR 700 dalla Spagna, da Tenerife, ve la lascio davvero qua sotto per i commenti, è tutta vostra e vi risponderemo prestissimo, quindi sotto con le domande. Ciao a tutti e mi raccomando, protezioni, paraschiena e, come dice Nico, prudenza, sempre 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 su strada. Ciao!